Benvenuti a Leolandia! Ciao a tutti! Finalmente! Siete pronti a passare una magica giornata in nostra compagnia? Del resto, tutto ciò che è un sogno qui, nel magico mondo di Leolandia, esiste davvero! Buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi ci troviamo proprio qui a Leolandia per la nuova stagione 2024. Siamo stati qua anche per il carnevale, quello però era una pre-opening, quindi diciamo che il parco non era operativo al 100%. Da oggi, infatti, dal 23 marzo, tutte le aree sono aperte, quindi vedremo le novità di Leolandia per questa stagione, compreso anche i nuovi show. Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace, perché so che tanti di voi guardano i miei video ma appunto non sono iscritti. Quindi mi raccomando, cliccate il tastino che vedete sotto, iscriviti, benvenuti nella community, così almeno una volta a settimana siete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. E poi ovviamente, se questo video vi piacerà e lo ritenete utile, mi raccomando, condividetelo. E adesso vi ho detto tutto, per cui non ci resta che entrare all'interno di Leolandia e andiamo a vedere la nuova stagione 2024. Amici, dopo il welcome iniziale, dove appunto Leolandia ci dà il benvenuto in questa giornata, siamo entrati ufficialmente all'interno del parco. E come vedete, amici, questa è la fontana principale del parco e inizia la stagione regolare, quindi avete visto che non è addobbata, perché viene addobbata solo per carnevale, Halloween e Natale, che tra l'altro siamo stati in tutte le stagioni. Se volete vedere il video del parco durante le festività natalizie, ad Halloween e a carnevale, trovate tutti i link giù in descrizione. E ovviamente, amici, come a carnevale non siamo da soli qui a Leolandia, ma dove è andato? Aspettate che vado a prenderlo. Eccolo qua, wow! Eccolo qua! Ciao, saluto, ragazzi! Welcome nel video! Benvenuto. Welcome! Noi abbiamo recuperato la nuova mappa 2024 del parco. Qua ci sono i nuovi spettacoli per questa stagione, ce ne sono esattamente due che dobbiamo vedere, che sono quelli nuovi, più uno che c'era anche nella vecchia stagione, quindi nel 2023, l'Isola Perduta, che io non ho visto, quindi per me possiamo considerarlo nuovo. E ovviamente siamo venuti proprio qua perché è proprio da oggi che inizia la nuova stagione, l'area Expo di Leolandia è ufficialmente aperta, quindi sono fruibili tutte le attrazioni, compreso Twister Mountain, Electro Spin e Donna Cannone. E ovviamente ce le facciamo tutti. E ragazzi, adesso non ci resta che salire su Twister Mountain. Questo è sempre divertente qua a Leolandia. Due risate te le fai. Eccolo qua, è proprio dietro di me. E andiamo a bordo. Ma non sono solo, perché salirà anche lui. E andiamo sul Twister Mountain. Wow, ragazzi, Twister Mountain! Vai che andiamo, saliamo e partiamo! Arrivati, ragazzi, guardate, fronte strada! Perché questo, ovviamente, come sapete, quando te lo fai ti guardi praticamente la strada, ma adesso andiamo! Mamma mia, oh, diventa una spinning, si gira,
casino! Arrivati sani e salvi, tutto bene? Okay. Tutto bene, questo ragazzi è sempre divertente qua a Leolandia, quindi fatelo perché secondo me vale, molto molto divertente. Salve, piacere, vabbè, non dà la mano. E adesso amici direi che è arrivata l'ora, quindi si avvicinano le 11:30 e andiamo a vedere il primo spettacolo della giornata, che lo fanno proprio al palco Mini Italia, che è il nuovo spettacolo di questa stagione 2024, quindi novità. Molto curioso di vedere di cosa si tratta, direi che è arrivato il momento, quindi andiamo. E vai, noi siamo proprio qui al palco Mini Italia, come vedete dietro di me siamo proprio in prima fila e non ci resta che attendere che lo spettacolo inizi. Questo è nuovo, mai visto, novità di questa stagione. Sono pronto, ho sentito che quest'anno si parte per la montagna. Eccomi qui! Vacanze sotto il sole, la gloria azzurro mare, nel suono delle onde, qui le farò portare. Vacanze a mare, qui si può buttare e ci si può buttare. Vacanze a mare, sentire sulla pelle quel brivido di sale. Quest'estate andiamo tutti a mare! È meglio passeggiare tra il verde e rilassarsi tra i suoni della natura. Ok Leo, te l'avevo promesso. Andiamo anche con Tania, forza. Abbiamo appena visto il nuovo show al palco Mini Italia, questo appunto va in scena proprio da oggi nella nuova stagione. Carino anche questo, molto divertente, ovviamente come avete visto è a tema estivo perché parla delle vacanze, del mare e della montagna, però come sempre se avete bambini mi raccomando non perdetelo perché questo è super consigliato, molto ritmatico, c'è da ballare, le musiche sono molto orecchiabili, quindi ovviamente andate al palco Mini Italia e non perdetelo. Questo ovviamente è il Golfo Marino, la novità 2023 di Leolandia. Come vedete appunto per ora non c'è acqua perché ovviamente verrà riempito durante la stagione estiva. E questo ovviamente non ha bisogno di presentazioni amici. Come sapete questo, lo dico sempre, è il the best. Uno dei migliori barconi che ho mai provato, imbattibile, lo trovate qua a Leolandia. E adesso si avvicina l'ora di mangiare, dato che ho un certo langurino, andiamo a mangiare qua a Leolandia, vediamo cosa troviamo. Ci siamo venuti qua a mangiare alla bettola del Capitan Polpetta, ma ci sono rimasto male perché, guardate, ma c'era anche il piano su, quindi io volevo andare a mangiare lassù. E lui mi ha fatto stare giù. Da pescare. Quindi vabbè, peccato. Niente, adesso comunque è da tanto tempo che non venivo qua a mangiare e proviamo, vediamo com'è. Ecco qua il vassoietto, quindi acqua, patatine e qua c'è apriti sesamo. Banana. Mazza quanti salata, oh, hanno messo proprio la fogliazza enorme. Sentiamo com'è questo paninazzo corposo.
male. Comunque, come vedete, doppio cheeseburger, ce ne sono due. Buono però, dai, approvato. Era da tanto che non venivo qua. Sono tornato perché lui mi ha detto: vieni, andiamo alla bettola del Capitan Polpetto. E quindi ho detto: dai, andiamo. Mi sa di mangiare polpette io. E comunque devo dire che non è male, dai. Quindi, se volete mangiare un cheeseburger sbrigativo, direi a sto punto approvato anche qua. E ragazzi, dopo aver finito il paninazzo, andiamo con le come si possono chiamare? Patatinazze, ecco, patatinazze. Sentiamo com'è. Ovviamente sono fredde perché è passato il tempo. Però devo dire che comunque sono buone. Diciamo che fra i due era molto meglio il panino, eh. Però queste ve le includono già nel menù. Amici, noi abbiamo appena finito di mangiare. In questo momento ci troviamo proprio nell'area fattoria di Leolandia, perché come sapete comunque anche qua a Leolandia c'è una piccola area dove al suo interno sono ospitati alcuni animali della fattoria. E adesso ci stiamo per dirigere proprio da lui. Andiamo a fare Vrom. Vrom è costerino di Leolandia e come vedete altezza minima già dai 90 centimetri possono farla. Però perdonatemi, ma regole del gioco non si può proprio leggere. Vabbè, dai, a parte questo, andiamo a bordo. 5 minuti di attesa. E ragazzi, ci siamo, è partito lui, Vrom, anche questo immancabile ogni volta che si viene qua a Leolandia, nell'area di Mascia e Forsquare. Partito, ragazzi! Salita, si risale! Wow, ragazzi, altra manche qua su Vrom! Come è stato il giro su Vrom? Vrom! Bellissimo, bellissimo! Brividi! Noi siamo appena scesi da Vrom, questo comunque è sempre divertente, come vi ho detto prima, già dai 90 centimetri i bambini possono farlo, per cui non perdetelo. E pensate un po' che la produzione di questo coaster è proprio della Preston e Barbieri, ditta italiana, quindi 100% prodotto italiano. E amici, sappiate poi che la stagione appunto di Leolandia ufficiale è iniziata proprio oggi, il 23 marzo, e durerà esattamente fino al 15 settembre, poi in mezzo ci sarà anche ovviamente la stagione estiva, questo perché poi dal 15 settembre in poi inizierà ufficialmente la stagione di Halloween, che è molto bella qua a Leolandia. Ma adesso, come vi ho fatto vedere, venite con me perché entriamo dentro all'acquario e al rettilario di Leolandia. Questo ve l'ho filmato poche volte, però sappiate che comunque qui potete trovare anche questo. Praticamente per accedere all'acquario e al rettilario si passa esattamente da qua. Vedete, questa qua è l'entrata, quindi qua scendi e ti fai tutto il pezzettino qua. Ed eccolo qua, perché proprio qui vedete che arriviamo dove c'è l'acquario. E quindi entriamo, andiamo a vedere. Ragazzi, questa comunque non c'era, perché ovviamente non vengo sempre qua, però ero entrato e qua mi ricordo che qua c'era una grande vasca qua, che adesso non c'è più, quindi hanno cambiato. Ci sono i piranha rossi, perché c'erano sempre loro qua, che sono proprio loro, ma non erano in questo habitat. Diciamo che adesso l'hanno reso più carino, senz'altro. E
amici, noi siamo appena usciti dall'acquario e il rettilario di Leolandia, quindi vi ho fatto vedere qualcosina. Ecco, sappiate che comunque se siete qui al parco e volete spezzare, ecco, un po' la giornata vedendo alcuni animali, beh, qui a Leolandia potete farlo. Oh, guardate qua, vedete che adesso hanno messo anche il cartello: punto promo, ritira il tuo rientro gratuito. Questo perché? Perché per usufruire delle promozioni di Leolandia dovete venire proprio qua. Adesso vi faccio vedere dove. Eccolo qua, vedete, questo è il punto promo, è dove dovete venire per obliterare il vostro biglietto, che si fa proprio qua. Vedete, la macchina vi farà poi una foto e così facendo voi avete il vostro rientro gratuito, quindi potete tornare una seconda volta o anche una terza volta qua a Leolandia completamente gratis. Ma ricordatevi che dovete passare da là e obliterare il vostro rientro. Perché due o tre volte? Perché questo dipende, perché alcune volte c'è la promo dove vi danno il rientro gratuito, in altre volte invece potete beccare la promo dove ci sono addirittura due ingressi, quindi tornate per una terza volta. Ciao, ma adesso nel frattempo penso che andiamo a vederci Leolandia dall'alto. Quella è Botti Boom, amici, che non abbiamo fatto, chissà se dopo riusciremo a farlo, magari sì, dai. Uè, da là in basso! Quelli, amici, come vedete dall'alto, sono le rapide di Leonardo, appunto ai tronchi, sono le attrazioni acquatiche. Ecco l'Element Train che passa. Ovviamente adesso sono chiuse, sono attrazioni più che altro estive, quindi sicuramente apriranno più avanti quando starà per incominciare la stagione estiva di Leolandia. Quindi sappiate che per ora, se venite al parco, sono attualmente chiuse, però l'area Expo, quella in fondo con la donna a cannone, Twister Mountain, Electro Spin, sono operative. Quindi in buona sostanza ci sono tutte le attrazioni disponibili tranne quelle acquatiche per ora. E amici, adesso direi che è arrivata l'ora, quindi stiamo per entrare nella Leo Arena e andiamo a vedere l'altra novità della nuova stagione 2024 di Leolandia, lo spettacolo Esiste Davvero 2. Andiamo! E vi ricordo che lo fanno alle 15:20, quindi mi raccomando, non perdetelo, perché ci sono tutti i personaggi. Unico! Unico! Ci sarà nascosto! Ehi, Leo mia, ma che state cercando? Stiamo cercando Unico! Ah, ragazzi, ma non è cattivo, vero? Qui a Leolandia non c'è nulla di pericoloso. Diciamo solo che a lui piace essere un pochino misterioso. Unico credeva di poter giocare con voi senza pericolo. Ho lanciato una mia akuma e il prossimo indizio è svanito. Arrivano loro Lady Maga e Shanoana! Pensateci voi! Presto! Nulla da scappare! Cercare ancora? Beh, il biglietto parlava. Unico! Eccoti finalmente! Esiste Davvero! Restate con noi per altre incredibili avventure!
Amici, noi siamo appena usciti dalla Leo Arena, quindi abbiamo visto lo spettacolo Esiste Davvero 2. Allora, onestamente parlando, io la prima versione non ci crederete, ma non l'ho mai vista, quindi non posso farvi il paragone. Abbiamo visto questa seconda versione e io posso darvi il mio parere su questa che abbiamo visto adesso. Beh, che dire, secondo me comunque è un bello spettacolo. Ci sono ovviamente tutti i personaggi di Leolandia con la musica, quindi anche un musical, per cui direi che comunque è davvero un bello spettacolo. Per cui se avete bambini, se vi piacciono tutti i personaggi che ci sono qua a Leolandia, ragazzi, non perdetelo, perché questo spettacolo secondo me vale davvero. Lo spettacolo dura circa 20 minuti, però credetemi, questi 20 minuti voleranno, perché veramente vi coinvolgerà. Cosa importante, ecco, ho registrato tutto lo spettacolo. In questo video ovviamente vi ho messo un piccolo spezzone. Se siete interessati e volete vederlo tutto in versione integrale, vi lascio il link giù nei commenti che va direttamente al video, cioè volevo dire lo trovate in descrizione, ecco. Andate là se volete vederlo tutto. E amici, ci siamo, è arrivata l'ora, andiamo a farci un giro sulla Donna Cannone. Ok ragazzi, tiriamo giù le protezioni e siamo sulla Donna Cannone. Ovviamente non è altissima, però è sempre carina e divertente questa palla, anche qua. Questa comunque, come vedete qua, è l'area Expo, quindi quella che durante la stagione di carnevale non era aperta e neanche durante la stagione natalizia. Per Halloween e la stagione regolare che siamo noi in questo momento, quest'area qua è completamente operativa e quindi qua ci sono anche le altre attrazioni come appunto Twister Mountain, Donna Cannone, Electro Spin, quindi potete godere appieno di tutte le attrazioni di Leolandia. E ragazzi, direi che è arrivato il momento, saliamo su una delle attrazioni che insieme anche a Vroom adoro di più qua a Leolandia, sempre divertente questo, Electro Spin. Allora, pronti? Noi ci siamo seduti sull'Electro Spin, questo è sempre comodo, sedute comodissime, giusto? Giusto. E adesso non ci resta che partire. Ok ragazzi, è partito Electro Spin. Qui si gira. Qui si gira, qui si gira. Scesi dall'Electro Spin qui a Leolandia, davvero super consigliato, perché qua le risate te le fai ogni volta. Questo tutte le volte che vengo qua al parco non lo salto mai, perché io veramente è davvero bello, quindi fatelo, fatelo. E adesso direi che è arrivato il momento, quindi andiamo a vedere anche il secondo spettacolo di Leolandia, sempre alla Leo Arena. Questo c'era già anche nella scorsa stagione, però io personalmente non l'ho mai visto, quindi per me è nuovo. Andiamo a vedere l'Isola Perduta, tra cui di questo vanno in scena due spettacoli, il primo è alle 2:15 e il secondo è alle 4:15. Ah ragazzi, abbiamo preso posto ancora qui alla Leo Arena e adesso ci gustiamo l'Isola Perduta. Partenza come da programma andata a buon fine. Sono onorata di essere stata scelta per questa missione. Oh,
presentato l'Isola Perduta. Noi siamo usciti adesso dalla Leo Arena, quindi abbiamo appena visto lo spettacolo L'Isola Perduta. Non l'ho mai visto, è stata la mia prima volta e ragazzi, bello, davvero bello. Questo è il tipo di spettacolo che piace a me. Avete visto il palco sempre pieno, un musical cantato con una storia e ritmatico che ti coinvolge, colorato anche con tutti gli effetti luce, davvero bello, bello anche questo, quindi non perdetelo, esiste davvero due, e L'Isola Perduta, mi raccomando, quando venite qua, ricordatevi, il primo, L'Isola Perduta, va in scena alle 2:15 e alle 4:15, e esiste davvero, ne fanno uno e va in scena alle 3:20. Ragazzi, ce lo facciamo, dai, prima volta all'interno del mio video qua a Leolandia, andiamo a fare lo Scilla e Cariddi, è da tantissimo, pensate, è da, sarà 2 annetti che non lo faccio più, è davvero tanto, dai, adesso risalgo su. Siamo appena scesi da Scilla e Cariddi, quindi l'abbiamo rifatto da quando è stato appunto reinserito in questo nuovo contesto, era da tantissimo che non lo facevo, diciamo che ti culla un po', ecco, è un po' soft, quindi non è niente di che, a mio parere date priorità alle altre attrazioni che ci sono qua a Leolandia, che meritano senz'altro di più, però se poi vi avanza tempo, ecco, e volete dedicare un giro su Scilla e Cariddi così per farvi cullare un po' e spezzare un po', ecco, potete farlo, ma prima ricordatevi, date priorità secondo me alle altre attrazioni che meritano di più. E ultima cosa, amici, che vi dico, come sapete nei miei video chiudo sempre con la parata, ma attualmente non c'è perché ci hanno detto appunto che sarà disponibile dal mese di luglio, quindi da luglio in poi potete vedere poi la parata finale, che in buona sostanza, come sempre, vi sfileranno davanti per salutarvi tutti i personaggi di Leolandia. E con questo bel tramonto, la fontana, noi salutiamo Leolandia. Prima di uscire ti fanno passare dallo shop. Oh, infine ragazzi, vi faccio vedere un po' di merchandising di Leolandia, il peluche di Leo, questa è la tazza Leo Pirata che ce l'abbiamo, qua è tutto il merchandising dei PJ Mask, questo è bello, e questo è il Leo gigante, davvero bello, e da quest'anno ci sono, anzi questi c'erano anche l'anno scorso, i due cuscini di Leo e Mia. E da quest'anno hanno fatto questo, amici, le tazze, diciamo, tematizzate per ogni area di Leolandia, questa è quella dei pirati. E amici, anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, quindi la nostra giornata qui a Leolandia termina, e che dire, beh, secondo me comunque il parco, ragazzi, è partito alla grande. Oggi appunto è il 23 marzo, quindi è stato il primo giorno ufficiale della nuova stagione 2024, e devo dire che comunque abbiamo passato una bella giornata e abbiamo visto il parco, come vi ho detto, davvero in forma, sono partiti molto bene, quindi il mio invito comunque è venire qui a Leolandia, soprattutto se avete bambini, perché vi ricordo che comunque questo è il parco numero uno in Italia per bambini e famiglie, qua possono fare già tantissime cose già dai 90 centimetri. I due nuovi spettacoli che abbiamo visto alla Leo Arena sono davvero belli, L'Isola Perduta c'era anche la scorsa stagione a dir la verità, ma io personalmente non l'ho visto, quindi per me è stato nuovo, esiste davvero due, davvero molto bello, e anche il nuovo mini show al palco Mini Italia, questi quindi sono tutte nuove, con tutte le attrazioni poi disponibili qui a Leolandia, completano appunto la nuova stagione 2024. Io vi ringrazio per essere stati in compagnia con Parkworld, per essere arrivati fino alla fine di questo video, e prima di salutarci come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.